Abbiamo messo in campo, grazie alla straordinaria scelta di Avviso Pubblico di essere qui a Napoli, un programma che parte oggi con i ragazzi e non è un caso, perché la testa della sconfitta, del malaffare, della corruzione e della malavita che c'è dietro la mafia, l'andrangheta, la camorra, parte attraverso la crescita di generazioni di adulti maggiormente consapevoli, informati e quindi in grado di scegliere. Domani invece saremo con gli amministratori, i sindaci italiani che sono sotto tiro in una giornata che sarà aperta dal sindaco della città di Napoli Luigi De Magistris e coordinata da Sandro Rotolo, giornalista napoletano, anche lui sotto scorta, e concluderemo poi in un grande appello, un appello alla mobilitazione, un appello alle scelte concrete. E da Napoli abbiamo scelto di accogliere e dare il via alla festa nazionale qui a Forcella, perché in questo luogo noi raccogliamo e ricordiamo una giovane donna, è Annalisa Durante, la sua vita spezzata a Napoli perché è stata usata come scudo da un camorrista in questo quartiere per difendersi. Oggi la memoria di Annalisa qualifica il nostro presente, forma i ragazzi più giovani della città di Napoli e non solo, e quindi è nella sua memoria, insieme alla memoria di tutte le vittime innocenti di mafia, che l'Italia tutta, più che commuoversi, deve muoversi. Scelte concrete che mettano le parole lavoro, scuola e presente al centro, perché noi dobbiamo sottrarre tutta quella precarietà che diventa il motivo attraverso il quale la camorra e la mafia sono forti. La sesta edizione della Festa Nazionale di Avviso Pubblico, la rete di oltre 300 enti locali impegnati in attività di formazione civile contro le mafie, è cominciata oggi a Napoli in collaborazione con il Comune e l'ANCI. Due giorni di incontri, riflessioni e dibattiti per interrogarsi sul futuro dell'antimafia e dare visibilità alle buone prassi amministrative di prevenzione e contrasto alle mafie e alla corruzione. Una festa iniziata nello spazio comunale di Piazza Forcella, con l'incontro con le scuole, al quale avrebbe dovuto partecipare anche la Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, impegnata in Parlamento. Noi l'aspettiamo perché sono state tante le cose che ci siamo dette insieme a lei quando è venuta con tutta la Commissione Antimafia a Napoli. Gli strumenti, ecco, chi è responsabile dell'attività delle scuole, dei giovani e dei ragazzi deve poter tornare oggi pomeriggio nei propri uffici e trovare maggiori strumenti per fare le cose delle quali sappiamo tutti aver bisogno. Io mi auguro quindi che la Presidente, a prescindere dall'appuntamento nazionale di Avviso Pubblico, scelga di tornare a Napoli, scelga di viaggiare con noi nei luoghi della città, confidando nella sua sensibilità e augurandoci che poi l'impegno in Parlamento legato alla normativa sui beni confiscati possa poi essere un gesto concreto di risposta a queste tante attese e a questa voglia di raccontare che dal territorio proviene.